tutti, nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questo cappello da pescatore con le mattonelle granny. Partiamo da questo e la settimana prossima vi faccio vedere come fare questo semplice multicolore. Questo cappello va bene a me che ho una testa con una circonferenza di circa 56 cm, ma nel tutorial vi spiego come adattare lo schema se volete un cappello un po' più grande o un po' più piccolo. Il tutorial è spiegato passo passo, sono molto contenta del risultato perché, come vedete, la finitura è perfetta ed è l'ho studiato in modo che sia semplice da fare. Fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è gratuito, basta cliccare sul pulsante rosso qui sotto in cui c'è scritto iscriviti, di fianco c'è una campanella e se cliccate per ottenere notifiche YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Per questo progetto ho scelto di usare il filato re-cotton della Stafil, che è un cotone per l'80% riciclato, e già per questo mi piace tantissimo. È un cotone un po' grezzo e un po' ruvido, nasce per fare amigurumi, ma proprio perché appunto è un po' grezzo è perfetto anche per il cappello perché gli dà una certa rigidità. Io ho usato un uncinetto da 3 mm e questo è un filato consigliato per uncinetti da 2-4 mm. I gomitoli sono gomitoli da 50 grammi e sono lunghi circa 90 metri. Il cappello pesa circa un etto, quindi se fosse tinta unita basterebbero 2 gomitoli. In questo caso ho usato un po' meno di 2 gomitoli del colore di base e molto meno degli altri 2 colori. Se volete utilizzare anche voi questo filato, e ve lo consiglio sinceramente per fare il cappello, nella descrizione del video vi lascio le referenze colore che ho usato io e tutti i riferimenti della Stafil, il sito web e i vari social, in modo che possiate contattarli e loro vi rimanderanno al negoziante più vicino a voi dove acquistare il re-cotton. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un anello magico, facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto l'uncinetto, portiamo fuori questo filo e facciamo una catenella. Ne lavoriamo un'altra e questo per noi è il primo punto alto. Ne lavoriamo altri 11 nel cerchio. Quindi questo è 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. Da qui in poi lavoriamo 12 aumenti in ogni giro. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti alti in ogni punto. Iniziamo sempre dal punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo e il primo punto alto lo sostituiamo con un punto basso e una catenella. E abbiamo lavorato il primo punto, ne lavoriamo un altro nello stesso punto e completiamo il giro lavorando un aumento in ogni punto. Chiudiamo tutti i giri con un punto bassissimo nel primo punto alto. Il primo punto alto è quello che sostituiamo con un punto basso e una catenella. Entriamo nella catenella e lavoriamo un punto bassissimo. Tutti i giri finiscono così e tutti i giri iniziano lavorando nel punto in cui abbiamo chiuso il punto bassissimo. Nel giro 3 lavoriamo un punto, un aumento, un punto alto nel primo punto e lo sostituiamo sempre con un punto basso e una catenella e un aumento nel secondo punto, due punti alti, e ripetiamo un punto, un aumento, e andiamo avanti così per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo due punti, un aumento. Sostituiamo il primo punto sempre con un punto basso e una catenella. Lavoriamo un punto nel secondo punto e due punti nel terzo punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Due punti, un aumento. Continuiamo a lavorare giri in cui aumentiamo 12 punti in ogni giro, quindi se nel giro 4 abbiamo lavorato 2 punti, un aumento, nel giro 5 lavoreremo 3 punti, un aumento e ripetiamo, nel giro 6 4 punti, un aumento e ripetiamo e così via, fino ad arrivare a ottenere una circonferenza poco più piccola di quella della nostra testa o della testa della persona per cui stiamo facendo il cappello. In totale ho lavorato 8 giri, lavorando 12 aumenti a giro, e ho ottenuto un disco che ha un raggio di circa 8 cm, cioè una circonferenza di poco più di 50 cm. E considerando che la mia testa ha una circonferenza di circa 56 cm, il disco va bene così perché lo dobbiamo fare un po' più piccolo della circonferenza che ci serve. Questa misura dovrebbe andare bene un po' a tutti gli adulti, ma se avete bisogno di un disco un po' più grande lavorate un giro in più, se vi serve più piccolo un giro in meno. Arrivati al numero di giri che ci servono per la circonferenza, non chiudiamo il giro con il punto bassissimo, ma chiudiamo con la chiusura invisibile. In questo caso chiudiamo nel secondo punto alto del giro. Torniamo al centro dell'ultimo punto alto e la catenella che si forma è quella del primo punto alto. Annodiamo e nascondiamo il filo. Ed ora vediamo come fare le mattonelle granny che poi cuciremo nel contorno di questo disco. Iniziamo facendo un anello magico o, se preferite, 4 catenelle chiuse con un punto bassissimo e iniziamo lavorando il primo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle. Lavoriamo altri 2 punti alti nel cerchio. Due catenelle e la ripetizione che ripetiamo è 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle e ripetiamo 3 punti alti, 2 catenelle altre 2 volte. Lavorate le 4 ripetizioni, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nell'ultima catenella che abbiamo lavorato. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e nel giro 2 lavoriamo gli angoli del quadrato lavorando nei 4 archetti del giro 1. Iniziamo da uno qualunque degli archetti con un punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella e lavoriamo altri 2 punti alti, 1, 2, e passiamo al successivo angolo in cui lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle, 3 punti alti, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti anche negli altri 2 archetti e alla fine completiamo anche il primo angolo. Al primo angolo manca una tripletta e l'archetto e quindi lavoriamo 3 punti alti e nel frattempo nascondiamo la codina di filo, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella catenella, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale e come prima iniziamo da un archetto d'angolo sostituendo il primo punto alto con un punto basso e una catenella e lavoriamo altri 2 punti alti, 1. In questo giro lavoriamo anche negli archetti laterali. Normalmente nei grenni si lavorano sempre triplette di punti alti, quindi 3 punti alti. Solo in uno degli archetti laterali lavoriamo 4 punti alti, 1, 2, 3, 4. Lavoriamo l'angolo, nell'angolo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e da qui cominciamo a lavorare normalmente. In ogni archetto laterale lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3 e in ogni angolo lavoriamo un angolo. E alla fine completiamo anche il primo angolo come prima lavorando 3 punti alti, 1, 2, 3 e 2 catenelle. Questa volta però non chiudiamo il giro e tagliamo il filo un po' lungo per fare la chiusura invisibile. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo in tutta la catenella del secondo punto alto. Saltiamo quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella ed entriamo nel successivo e torniamo al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato e prendiamo anche la catenella che sostituiva il primo punto alto. In questo modo formiamo una nuova catenella, questa che sarà quella del primo punto alto della tripletta. In questo modo quando andremo a cucire avremo il numero giusto di punti anche su questa riga. Dietro facciamo un nodino nascondiamo il filo tra i punti. Allo stesso modo nascondiamo tutti i fili delle nostre mattonelle. E questo è quello che dobbiamo ottenere, una mattonella che nel terzo giro, in uno dei lati, solo in uno dei lati, ha 4 punti alti anziché 3 come in tutti gli altri. Per il mio cappello ho lavorato 8 giri e quindi preparo 8 mattonelle. Voi preparate il numero di mattonelle uguale al numero di giri che avete lavorato. Una volta pronte le mattonelle, le cuciamo tra loro con l'ago, quindi tagliamo un pezzetto di filo e usiamo la cucitura invisibile. Mi raccomando, lasciamo il lato, quello con 4 punti alti, dalla stessa parte e deve essere, diciamo così, in basso. Noi cuciremo questo lato. Iniziamo a cucire dalla seconda catenella dell'angolo, entrando da dietro, e lasciamo una codina di filo per poi poter annodare. Dall'altra parte entriamo anche qui dalla seconda catenella d'angolo e usciamo nel punto successivo. Da qui in poi lavoriamo sempre entrando da dove esce il filo alla catenella successiva, da un lato all'altro. Tiriamo bene questa cucitura. E cuciamo tutto il lato. E cuciamo fino alla prima catenella dell'archetto d'angolo dall'altra parte. Torniamo sull'altro lato, dietro annodiamo sopra e sotto . Nascondiamo i fili e tagliamo. Una volta cucite tutte le mattonelle tra loro, le chiudiamo in circonferenza, cucendo anche la prima all'ultima. Con lo stesso tipo di cucitura cuciamo il disco alla circonferenza di mattonelle. Nel disco abbiamo un numero di punti multiplo di 12. Per ogni lato, per ogni mattonella, cuciamo 12 punti. Mettiamo le mattonelle in modo che il lato con 4 punti alti nell'archetto laterale stia sotto. Cuciamo il lato in cui c'è la tripletta. Quindi da questa parte abbiamo 11 punti nel lato. 3, 6, 9 sono dati dalle triplette, 10 con la catenella da questa parte e 11 con la catenella da quest'altra parte. Il 12° punto lo prendiamo tra una mattonella e l'altra. Iniziamo quindi a cucire dalla seconda catenella dell'angolo e cuciamo, come abbiamo imparato, tutto il lato di questa mattonella. Cuciamo fino alla prima catenella dell'archetto, quella che è ancora libera, quella che non abbiamo usato per la cucitura dell'altro lato. E prima di passare alla mattonella successiva, alla prima catenella libera, che è questa, prendiamo un altro punto, il precedente, e questo è il 12° punto della mattonella. In questo modo per ogni mattonella cuciamo 12 punti e ci troveremo giusti con i punti. E alla fine annodiamo l'inizio e la fine del filo e li nascondiamo. E la cucitura è perfetta. Prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo tutto un giro di punti alti intorno al lato libero delle mattonelle. Da questa parte abbiamo 4 punti alti nell'archetto laterale e quindi avremo un punto in più per ogni lato delle mattonelle. Per ogni mattonella lavoriamo 12 punti e poi ne lavoriamo uno tra una mattonella e l'altra, e tutto il giro lo lavoriamo in costa dietro, prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Iniziamo dalla catenella libera dell'archetto dell'angolo e sostituiamo il primo punto alto sempre con un punto basso e una catenella. Lavoriamo un punto in ogni punto in tutto il lato . 11, 12 e poi lavoriamo un punto tra una mattonella e l'altra, e perché non si formino buchi lavoriamo un punto nella catenella che abbiamo già cucito di questa mattonella e ci fermiamo qui, e iniziamo un altro punto alto anche nella catenella dell'archetto d'angolo della prossima mattonella, così, e questi due punti li chiudiamo insieme e ricominciamo a lavorare sull'altra mattonella, un punto in ogni punto fino alla catenella libera del successivo angolo, e poi qui tra le due catenelle che abbiamo utilizzato per cucire lateralmente lavoriamo questa diminuzione di punti alti che è il 13° punto che lavoriamo per ogni mattonella. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto. Questo giro termina con 104 punti. Nel prossimo giro lavoriamo 25 punti, un aumento, e ripetiamo per 4 volte, quindi lavoriamo 4 aumenti nel giro. E lavoriamo come al solito, sostituendo il primo punto alto con un punto basso e una catenella e lavorando normalmente nei punti, ripetendo 25 punti, un aumento. Se voi avete un numero diverso di punti in questo giro, perché avete lavorato un numero diverso di giri all'inizio, distribuite comunque 4 aumenti in questo giro. Nel prossimo giro voglio cambiare colore. Per cambiare colore, semplicemente dopo aver fatto il punto bassissimo, agganciamo il nuovo colore e tiriamo il filo del vecchio colore per far sparire l'asola. Nel prossimo giro lavoriamo in costa davanti in tutto il giro. Questo primo punto lo lavoriamo normalmente nel punto in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo e da qui in poi lavoriamo in costa davanti, cioè prendendo solo la mezza catenella davanti di ogni punto e nei primi punti nascondiamo le codine di filo per saldarle. Lavoriamo tutto il giro in costa davanti e in questo giro distribuiamo 6 aumenti. Per sapere come distribuire i punti per fare 6 aumenti, il calcolo è il seguente. Nel giro precedente avevo 108 punti e voglio fare 6 aumenti. Quindi il calcolo è 108 diviso 6 uguale 18. In questo giro devo lavorare 17 punti e nel 18° lavoro l'aumento. In questo modo avrò 6 aumenti nel giro. Se voi avete un numero diverso di punti che non è multiplo di 6, non importa, facciamo finta di avere 110 punti, diviso 6, che è il numero di aumenti che voglio fare, fa 18,3. Vuol dire che lavorerò 17 punti, un aumento per 5 volte e l'ultima ripetizione sarà diversa di un punto. Non cambia nulla, l'importante è che facciamo 6 aumenti nel giro. Quindi in questo giro dobbiamo lavorare 17 punti, un aumento, ricordandoci di lavorare sempre in costa davanti, prendendo sempre solo la mezza catenella davanti di ogni punto. Proseguiamo lavorando altri 5 giri in cui lavoriamo 6 aumenti in ogni giro e da qui in poi ricominciamo a lavorare normalmente prendendo tutto il punto. Sostituiamo sempre il primo punto con un punto basso, una catenella e tutti gli altri punti li lavoriamo normalmente. Prendendo tutto il punto. Se nel giro precedente la ripetizione era 17 punti un aumento, in questo giro dovrò lavorare 18 punti un aumento, nel giro successivo 19 punti un aumento e così via. Ma in questi ultimi giri intercaliamo gli aumenti, cioè nel primo giro giallo ho lavorato 17 punti e qui ho fatto l'aumento. In questo giro l'aumento, per esempio, lo faccio qui. Quindi, per capirci, lavoriamo i punti che vogliamo lavorare, non serve contarli, facciamo il primo aumento e da qui contiamo 18 punti, un aumento, 18 punti, un aumento per tutto il giro e poi alla fine lavoreremo i punti che mancano, non importa quanti, ad arrivare alla fine del giro. Nel giro successivo l'aumento lo sposto ancora. Quindi se in questo giro che sto lavorando l'aumento l'ho fatto qui, nel successivo lo farò qui. Quindi vuol dire che tra 2 giri lavorerò questo numero di punti, farò l'aumento, non serve contare questi punti, facciamo l'aumento qui, poi lavoriamo 19 punti e poi l'aumento e ripetiamo per tutto il giro 19 punti un aumento e alla fine completiamo con i punti che mancano. In questo modo la forma resterà sempre rotonda e non si formeranno delle punte dove facciamo aumento sopra aumento. In questo modo quindi lavoriamo altri 5 giri, lavorando 6 aumenti in ogni giro. Ho lavorato i 6 giri lavorando 6 aumenti in ogni giro. Se volete un'attesa più alta potete lavorare ancora 1 o 2 giri. Ed ora completiamo lavorando un giro di punto gambero. Il punto gambero si lavora come il punto basso. Iniziamo dal primo punto, ma anziché andare avanti, torniamo indietro e lavoriamo un punto in ogni punto. Una volta completato tutto il giro, tagliamo il filo un po' lungo Lo infiliamo in un ago senza punta e chiudiamo il giro. Mettiamo il lavoro sul rovescio e passiamo sulle gobbette del primo punto. Vedete che ogni punto gambero ha una punta, sono due fili, passiamo attraverso questi due fili. In questo modo il primo e l'ultimo punto si avvicinano e il giro risulta perfetto. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E anche per oggi abbiamo terminato. Come promesso, lo schema è semplice e sarà semplice eventualmente anche modificarlo. Vi consiglio ancora una volta di usare questo filato perché dà sostegno al lavoro senza dover fare trucchi particolari, diciamo così. Aspetto di vedere tutti i vostri cappelli, ricordatevi di condividere le vostre foto con me, amo vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita fino alla fine di questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con questo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio, ciao!